La BSL ha avuto ragione a Forlì di un ICS che ha pagato una panchina decisamente troppo corta. Tanta zona in campo e il primo a optare per questa scelta era il tecnico bianco-verde Bettazzi. Una 2-3 molto mobile che ampliava i limiti dei romagnoli nel tiro da tre punti. La prima zampata era di Saccaro, 11 a 17 all'ottavo. Poi anche Chiadini passava zona, ma nella seconda frazione l'uscita dal campo di Brandoli per due falli esaltava il roccioso pivot forlivese Zannoni, che segnava ben 13 punti, trascinando i compagni al sorprendente sorpasso, dal 19 a 28 del quattordicesimo al 34 a 32 del ventesimo. Nella seconda parte dell'incontro l'ICS alternava un po' di 3-2 alla zona pari, mentre l'Aiato ritornava alla difesa individuale. Zannoni continuava ad essere un rebus irrisolto, ma quando i padroni di casa passavano ad una improbabile box and one su Damiano Binassi, ecco che i sallazzaresi si scatenavano. In un amen c'era sorpasso e d'allungo nelle prime curve dell'ultimo quarto. Canestro di Saccaro e schiacciata di Rossi in contropiede per il 47-57. I romagnoli tentavano una reazione, ma la BSL ritornava a zona, e la quarta tripla di Binassi e l'ennesimo piazzato di Saccaro chiudevano ogni discorso, 54 a 68 a 6 minuti dalla fine. Le ultime battute servivano solo agli ospiti per fare bottino e per ampliare la differenza canestri.